Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiornare il firmware della ricevente FRSky RXSR. Aggiornare il firmware è importante perché le ultime release garantiscono nuove funzionalità, prestazioni migliori e risolvono eventuali bug delle versioni precedenti. Inoltre, se avete bisogno di passare da un firmware EU a uno non EU o viceversa, questo è il tutorial che fa per voi. Per eseguire l'aggiornamento usiamo il cavo servo che ci viene dato in dotazione con la ricevente. Ci servirà anche una micro SD e un cavo mini USB per copiare sulla Taranis il firmware, che andiamo subito a scaricare. Apriamo il sito frsky-rc.com e nella barra di ricerca digitiamo RXSR. Scorriamo verso il basso e clicchiamo su RXSR. Poi andiamo su firmware e scarichiamo l'ultima versione disponibile. Estraiamo la cartella e cancelliamo l'archivio zip perché non ci serve più. Avviamo la Taranis in boot mode. Premiamo questi due trim verso l'interno e il tasto accensione. Poi la colleghiamo al PC col cavo USB. Apriamo l'unità relativa alla micro SD della Taranis e come vedete al suo interno ci sono già delle cartelle con dei file. Questo perché ho installato il pack delle voci. Se volete sapere la procedura per aggiungere le voci alla Taranis potete cliccare il link in alto a destra. Andiamo sulla cartella del firmware che abbiamo scaricato prima e come vedete al suo interno ci sono due file. Il primo con la sigla FCC è per le versioni internazionali della Taranis, l'altro con la sigla LBT è per la versione europea. La mia radio è internazionale, quindi copio questo file nella cartella firmware. Ora scolleghiamo il cavo USB e spegniamo la Taranis. Riaccendiamo la Taranis e come vedete all'avvio ho una schermata personalizzata. Se la volete cambiare, seguite il mio tutorial cliccando il link in alto a destra. Ora colleghiamo il cavo servo nella smart port della Taranis, ricordandoci di mettere la terra a sinistra, il positivo al centro e il cavo segnale a destra. Premiamo a lungo il tasto menu, andiamo a pagina 2, quindi ci posizioniamo su firmware e premiamo Enter. Qui c'è il firmware che ho copiato prima. Lo seleziono e premo Enter fino a quando non compare questa schermata. Lasciamo selezionato Flash External Device e premiamo Enter. Come vedete, parte il processo di aggiornamento che durerà all'incirca un minuto. Una volta completato, abbiamo finito. Il firmware della RXSR è aggiornato. Adesso, se dovete bindare la ricevente alla radio, potete seguire la mia guida cliccando la scheda in alto a destra. Questo era il mio tutorial su come aggiornare il firmware della RXSR. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete, potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.